bestie che abbiamo piato al volo per scappare, vedo su. Sicuramente non so giudire. E come fai a dirlo? Hanno trottato di sabato che è giorno di riposo. Ma che è sta guaina? E il seme rimane dentro a sto coso e non ingravida la donna. Mo' hai capito? Dammi un segno di conforto. Mi ha ammazzato uno che non ha mai fatto male a nessuno. Perché l'ha colpito al cuore con la lancia? Io prima non ci vedevo e mo' ci vedo. Come gli hanno sto fatto? Tu mi pari matto. Che la verità non è sempre quella che t'appara all'occhio. Ti hanno condannato a morte perché tu sei andato a dire in giro che quello era veramente risorto. E può essere che dobbiamo risorgere tutti quanti. Pure noi? Che ne so, io credo. Lo credo, sì. Non c'è nessun fio da Dio, tu sei un centurione di Roma, devi attenerti agli ordini del prefetto. Io ho fatto quello che ho fatto perché qualcosa mi ha spinto a dire la verità. Ma che stai a dire? Che quando ho urlato che quello era veramente il fio di Dio, non l'hai detto perché te stavi a piscia sotto perché c'era il terremoto? Perché dovrei perdonare uno che ci ha fatto del male? A che pro? Siamo tutti fratelli. Per favore, stammi a sentire. Fai quello che devi fare. E che serve morire a 33 anni senza nessuno che si ricorderà di te? Quello era il fio di Dio. E noi l'abbiamo messo in croce!